Un saluto da Dottor Palmas, dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia, dove ogni anno qua ricostruiamo 4.000 arcate e più di pazienti che hanno perduto completamente i denti per piorrea, quella che un tempo si chiamava piorrea, parodontite, incidenti stradali oppure fallimenti di chirurgie pregresse. Oggi vediamo quelle che sono le linee dentali iperrealistiche che vengono montate qua in Moldavia su impianti dentali, quindi parliamo di pazienti che hanno perduto completamente i denti. Quella che vediamo innanzitutto è la linea premium, la prima che vediamo. Ed è una linea ibrida digitale e analogica. Ha una struttura interna che sorregge i denti e che serve a unire i denti agli impianti dentali. È una struttura interna che viene fatta col computer, quindi viene disegnata col computer partendo da dove devono andare poi i denti nella bocca del paziente, ovvero andiamo a ritroso. Si fanno delle prove in bocca con il sorriso del paziente, ideale che vogliamo ottenere, dopodiché col computer si calcola in negativo quella che è la struttura di supporto di ogni singolo dente. Questa struttura, che può essere in cromo, cobalto o titanio, viene poi accoppiata a dei denti che vengono posizionati sopra ai denti, che vengono posizionati sopra la struttura. Per guidare questi denti sopra la struttura, ci sono delle apparecchiature che vanno a posizionare in verticale, esattamente vanno a incastrare questi denti là dove avevamo pianificato. È una tipologia di linea questa, iperrealistica, perché se andate a vedere c'è una lavorazione particolare sia vicino ai denti che sulle gengive che va a simulare esattamente i tessuti perduti, non solamente i denti, ma anche l'osso e le gengive, che sono poi fondamentali per non far distinguere un lavoro artificiale dal corpo del paziente. Insomma, per quando uno sta in compagnia, vicino alle persone, fanno sbadiglio, eccetera. Se non avesse le gengive, si vedrebbero dei denti così lunghi che arrivano fino a dove sono gli impianti. Per evitare questo effetto, serve andare a simulare anche le gengive, i tessuti che sono stati perduti, perché gli impianti non si mettono esattamente dove stavano le radici. Gli impianti si mettono dove è andata a finire l'osso. E quando un paziente ha avuto la piorrea, incidenti stradali, traumi o dobbiamo togliere impianti messi male da altre equip, l'osso si riassorbe ancora di più che non un paziente che appena gli levi i denti l'osso è ancora lì. E allora quando quello si riassorbe, magari anche perché un paziente ha portato per tanti anni la dentiera o protesi rimovibili, quella batteva sulla gengiva e l'osso si riassorbiva. Quando poi andiamo a mettere gli impianti vanno in un osso che è solido, non tenero. E l'osso solido è un osso solitamente che si è ritirato, riposizionato più in alto o più in basso, nella mandibola o nella mascella superiore. Quando noi andiamo poi a mettere i denti nella bocca del paziente, noi dobbiamo metterli supportati da degli impianti dentali e quegli impianti devono andare lì dove è finito l'osso. Però se noi mettiamo i denti là dove sono gli impianti, c'è il rischio che siano i denti troppo lunghi, oppure che la bocca sia troppo piccola, perché gli impianti poi l'osso non solo si ritira, ma va anche verso dentro quando si ritira, perché la mascella sopra è fatta in questo modo. Se io gli tolgo questo, vedete che gli impianti, i denti da qui che stavano, gli impianti sono finiti qua, io non posso mettere qua i denti nuovi, ma li devo mettere davanti, dove stavano originariamente. Per colmare questo gap ho bisogno di una struttura che si lega agli impianti. E quella è la struttura interna, la barra. Quindi la barra ha la funzione sia di unire tra loro gli impianti, perché non metto tanti impianti quanti denti, ma metto 4, 6, 8 impianti, però i denti sono 12, 14, le cose non tornano. Allora mi serve una barra su quale puoi mettere quanti denti voglio. In più questa barra serve a evitare che i denti si staccano, e quindi deve essere ritentiva, con dei pin che entrano esattamente dentro a ogni singolo dente, e in più deve fare in modo che quei denti li posso mettere dove esteticamente devono stare, e anche per sostenere i tessuti molli, le labbra, le guance. Se io li metto
Esattamente dove sono gli impianti, poi c'ho la lingua che è costretta da questo ferro di cavallo troppo piccolo, non ci sta in bocca la lingua, invece i denti devono stare più larghi. E questo ve lo dico, mi sono dilungato su questo pezzo perché ci sono delle truffe di dentisti che non fanno i denti con la barra in questa maniera, avvitati sugli impianti, ma li fanno incollati. E se tu gli fai incollati sopra dei perni che escono dalle gengive, allora lì incolli il ferro di cavallo. Quel ferro di cavallo ha la dimensione dei perni che escono dalle gengive, quindi se i perni escono più interni, il ferro di cavallo sarà così. Li riconosci questi perché sei sorrisi che ride e sono stretti così, come una cernia, come un pesce, c'ha i denti così piccolini, però lui non lo sa, poverino, no? Vede di nuovo i denti in bocca dopo tanto tempo, però poi iniziano problemi di fonazione, di masticazione. E c'ha esteticamente anche un sorriso molto piccolino, perché non potevano mettere i denti lì dove dovevano andare, perché per metterli lì serviva una struttura che non fosse incollata, ma avvitata, che porta i denti là dove devono andare. E questo è un dettaglio che poi fa la differenza. Anch'io non l'avevo capito subito. Io pensavo che fosse uguale, cementare o avvitare. Poi quando ne fai diverse inizi a capire, no? Qua in effetti è limitante andare a farli cementati, perché a parte che quando metti le colle in bocca, dopo 10 anni si sciolgono, si decementano. Quindi, e se metti invece superata che non si stacca più, poi se c'è un problema devi smartellare il paziente per levarli. Quindi c'è il rischio o che si staccano ogni 2 giorni o che non si staccano più. E per toglierli devi distruggere tutto. Invece è meglio mettere i denti senza colle, senza cementi, ma solo con parti meccaniche avvitati. E in caso di problemi la ruota la svito, la tolgo i bulloni, non è che tolgo la colla dalla semiasse e la rincollo poi col cemento, la ruota, il cerchione al semiasse. Servono avere colle. E questa è una caratteristica sia della linea Premium, Superior, che Standard, che Basic, tutte le linee che noi abbiamo qua in Moldavia sono tutte avvitate, intercambiabili, si può buttare via una e mettere un'altra, metti le gomme da inverno, da neve, se no, se c'hai strada dritta metti una linea all'inizio più semplice, poi dopo 3 anni vai con una linea più sofisticata. Io avevo già dall'inizio pensato a riparare le cose e a sostituirle e quindi serviva avvitare, che poi è il protocollo internazionale corretto. In più serve simulare le gengive, avere dei denti che sono delle copie esatte di denti reali. Nella versione premium non sono denti fatti dai robot, ma sono dei denti che già esistono in commercio, che vengono fissati poi sui denti. Invece la linea digitale superior, qua vedete per esempio a destra quella che è la prova, la parrucca che noi andiamo a provare sul paziente prima di tagliargli i capelli. Non siamo parrucchieri, siamo dentisti, ma anche noi andiamo a provare i denti prima di andare a fare i definitivi. Si fa prima in plastica quella che è la dentatura che vogliamo mettere sugli impianti, si avvita, si fa parlare grosso modo al paziente, vediamo come vanno le labbra, come va la fonetica, la S, la V, farfalla, Sassari, tartaruga, la T che batte sugli incisivi, la Volvo, la Volvo. La V è importante perché la V ti dice dove devono andare gli incisivi e gli incisivi devono andare tra la parte umida e asciutta del labbro inferiore. V. Gli incisivi devono posizionarsi là. Se invece ce li hai troppo in dentro, ti viene la F. Se ce li hai troppo in fuori, ti viene la F. Invece la V è un fremito che avviene tra gli incisivi e il labbro inferiore, nella parte centrale. I denti vengono creati dai robot, da delle forme tridimensionali di denti che sono stati scannerizzati prima. È un pochino come scrivere un libro col computer, no? Tu hai i caratteri, i font che puoi selezionare, tipologie di carattere. Noi possiamo selezionare le forme dei denti. Questo è rotondo, questo è quadrato, questo è ovale, questo è più triangolare. Questa è taglia small, questa è taglia medium, questi sono denti piccolini, come i font, no? Posso mettere un carattere grande, piccolo, medio, corsivo, grassetto. Così è fare i denti col digitale. Possiamo simulare già prima di andare a fare i definitivi, quelli che sono i denti che vogliamo mettere. Ed è semplice farli belli perché sono delle copie di denti belli, perfetti. E sono scannerizzati e riprodotti.
non sono fatti a mano. Dopodiché anche qui c'è una struttura all'interno che regge i denti. I denti in questo caso non li mettiamo singoli uno a uno, ma li mettiamo a blocchi di 3 o 4, anche di 2, delle volte li mettiamo a blocchi di 1, dipende perché è un materiale, sono fatti di zirconio questi, gli altri della premium sono fatti di composito, sono più morbidi, più elastici e questi invece sono più rigidi. Essendo più rigidi sono più soggetti alle flessioni, quindi onde evitare di avere problemi è meglio metterli a gruppetti, questi dentini, di modo che l'unione fa la forza perché è tutto più rigido. È un tipo di arcata questa che non si può mettere su tutti i pazienti, ma solo su alcuni pazienti. E delle volte quello che si può fare è un compromesso, mettere l'arcata superiore in zirconio e quella inferiore in composito. Ok, performa molto bene come accoppiata, questa la stiamo facendo sempre di più. Perché abbiamo i denti sopra stabili in zirconio estetici, rigidi, e sotto invece mettiamo un assetto morbido, elastico, che poi negli anni va a consumarsi. Dopo 10-15 anni che faccio? Svito l'arcata di sotto, stacco i denti, li rigenero, li risostituisco la gomma, senza sostituire il cerchione. E arriva avanti altri 10 anni. Invece alcune cose che abbiamo visto in passato è quando tu metti rigido con rigido, non in tutte le bocche si comporta bene. Dipende molto dall'articolazione del paziente. Se il paziente ha avuto per troppi anni la bocca completamente slegata, la mandibola va come quella di un ruminante, di una mucca. E se tu gli metti subito le gomme nuove con l'assetto rigido, c'è il rischio che sente tutti i sassolini quando mastica. Ok? E quindi c'è il rischio che sia troppo rigida. Allora in quel caso preferiamo partire con le gomme morbide, poi dopo arrivare magari a fare un upgrade con gomme rigide. Questi sono piccoli dettagli che vediamo comunque noi. E abbiamo sbagliato in passato tanto. E abbiamo sbagliato, ok? Purtroppo, come dire, chi non lavora non sbaglia, però una volta che impari hai un vantaggio rispetto a tutti gli altri, che hai capito come devono andare le cose. Ed è una cosa che capirai quando ne fai tanti, che un tipo di arcata non è sufficiente, devi averne diverse di arcate, perché ogni viso, ogni paziente è diverso. Per questo non abbiamo una linea dentale, abbiamo diverse linee dentali, perché ci sono per ogni paziente da accoppiare i materiali per quelle condizioni di asfalto, di bocca. Non c'è l'automobile migliore di tutte, c'è quella che va bene dove vivi. Se stai in campagna non ti compri la Ferrari, non è la migliore macchina. La migliore sarà una Dacia, una macchina bella ammortizzata. Se invece magari stai in Germania, fuori città, che devi fare ogni giorno tanti chilometri e c'hai anche l'autostrada, è meglio che ti prendi anche una macchina sportiva. Ok, ma c'ha un assetto che è completamente diverso da quella che sta in campagna. Lo stesso è per i denti, quando scegliamo i materiali andiamo a selezionare i materiali tenendo conto della storia del paziente, dell'età del paziente, la collaborazione del paziente, se è un paziente che li può anche andare a, come dire, a sostituire in futuro, o magari è un paziente che non li deve sostituire quelli in futuro, magari è un paziente di 70 anni. Che ha vissuto 20, no, che ha vissuto 70 anni, fuma da 20 anni, quanto c'ha d'aspettativa di vita? Altri Altri 30. 3, se va bene. Normalmente 84 anni, Non maschietti, 83, però se fuma 20 anni non è più 83. Ok. sono di meno. Ogni anno ci muoiono 4-5 pazienti, glielo dico sempre, ma non perché non siamo bravi, perché lavoriamo con una fascia di età di pazienti che va dai 50 ai 75 anni e più delle volte hanno perduto i denti sia per malattia ma anche cattive abitudini e una di queste delle volte è proprio il fumo. Molti lo fanno coincidere poi col smettere di fumare, la tappa dei denti nuovi sugli impianti. Ma questo non è che cambia le cose poi a 55-60 anni, ti darà un anno in più di vita. 2 anni in più di vita, l'ideale è smettere prima, non dopo 30 anni di fumo. Però ci sono pazienti che ce la fanno e vanno anche oltre. Ormai gli antibiotici sono stati distribuiti per tanti anni. Però per dire che è importante anche calibrare con l'aspettativa di vita del paziente. Okay? Ci sono anche delle linee più semplici, ci sono pazienti che vengono. Un conto è perdere i denti a 30-35 anni, un conto è
toglierli tutti a 60-65 anni. A 30 anni io devo pensare che quel paziente gli devono stare in bocca altri 53 anni. Cambiano le cose, vado a mettere molti più impianti, vado a fare le cose in maniera più stabile, più rigida, più, come dire, più calibrata. Invece un paziente che non ha avuto i denti per 20 anni, 30 anni, se io metto subito qualcosa di rigido, ipersofisticato, qual è il senso? Sì, ok, grazie mille, Non arrivo. c'è il senso, c'è il rischio che gli fai spendere un sacco di soldi per qualcosa di molto sofisticato, che poi anzi se lo sente anche molto rigido in bocca e non è confortevole. Vanno calibrate le cose. Ok? Quello che volevo appunto parlare oggi con voi era di questo, il fatto che quando si scelgono i denti, un errore che si fa il più delle volte è fermarsi a parlare solo del materiale, quello più estetico, più bello, ma è sbagliato. Ci sono materiali che sono più morbidi, come per esempio la linea premium, che sono comunque iperrealistici, che però si comportano meglio in alcune situazioni. Quello che bisogna fare poi non è discutere di quanti impianti si mettono in bocca, quello dipende dalla dimensione del viso. Se un viso è piccolo metti meno impianti, se un viso è grande metti più impianti, ma non cambia il fatto che poi dovrai comunque ragionare sull'aspettativa di vita, la tipologia di funzione che hanno le articolazioni, che tipo di problemi aveva prima il paziente. Perché un paziente che ha perduto tutti i denti per diarrea e ha la dentiera mobile da 20 anni è diverso da un paziente che aveva ancora tutti i denti che ingranavano bene, l'ha preso un tir in faccia, incidente stradale e ha tolto i denti. L'articolazione è ben ingranata lì in quel caso, non ha una bocca ormai completamente slegata da 20 anni. E lì puoi fare delle cose che magari in un'altra bocca è più difficile fare. Quindi considerare anche da dove arriva il paziente.